meravigliosa via Etnea di questa città Catania, città incantevole, una città storica perché con questo barocco meraviglioso di questi palazzi Liberty. Ecco, questa è una città assolutamente affascinante, è una città a grande vocazione turistica. Pensate che Catania è il terzo aeroporto come traffico passeggeri, perché abbiamo Etna, Taormina, posti incantevoli, posti dove il turismo viene continuamente tutto l'anno, anche perché il nostro clima, da noi si fa il bagno anche d'inverno, si va a mare, c'è sempre sole, una terra meravigliosa. Appunto cresce l'economia catanese perché è piena di banche, di palazzi dove hanno sede tutte le banche di Catania, e quindi in questo famoso caffè catanese ora scoviamo. Chi scoviamo? Andiamo a vedere, ci incamminiamo. Ecco, ecco appunto che entriamo in questo caffè e io incontro questi due musicisti. Buongiorno, sono un inviato della Fox Music Production, buongiorno. Ho il piacere di incontrare questi due musicisti che hanno fatto la storia musicale della musica italiana, e questi due signori sono anche i padron del Canta Festival Giro, che quest'anno ha avuto appunto la diretta Sky condotta da Gianni Nazzaro, e io voglio incontrare questi padron proprio di questo evento che si chiama Canta Festival Giro. Voi avete una storia musicale importante, però quest'anno avete fatto appunto come sempre, come tanti anni, questo Canta Festival Giro. Cosa vuol dire Canta Festival Giro? Ma Canta Festival Giro vuol dire una manifestazione a carattere nazionale, adesso anche internazionale, perché stiamo andando in 70 emittenti in tutto il mondo. È nata per caso, perché noi siamo dei cantautori di per tradizione, da padre in figlio, come si vuol dire, da nonno, anzi mio nonno era musicista e ci ha lasciato in eredità questa vena Mario, artistica. Mario, perché tu sei poi quello che segui dal vivo direttamente il Canta Giro. E ti ha dato soddisfazioni quest'anno il Canta Festival Giro? Sì, abbiamo ottenuto dei validi successi in tutte le emittenti, anche su questa, al caso che sarà inviata alla Fox Production in giro per altre 70 emittenti. Incontrando questi musicisti catanesi, padroni del Canta Festival Giro, direi che ci vediamo in casa discografica da loro e conosciamo questi due personaggi. Bene, allora andiamo verso la casa discografica e così vi conosciamo. Andiamo. Bene, siamo appunto nella casa discografica dei fratelli Serafino, e allora io direi che voglio chiederti, tu hai avuto successo, il tuo primo successo importante è stato negli anni 80, e qual è stato esattamente il pezzo che ha avuto successo, chi lo ha scritto e chi lo ha prodotto? Beh, il primo successo è stato Addio Signora, una canzone che feci io, ero cover, che mi produsse all'epoca Aurelio Fierro per la King Universal a Napoli, e è stata la mia prima esperienza discografica e mi portò alle classifiche nazionali, e grazie a questo disco poi acquistai tanta popolarità e cominciai la carriera via via con tanti altri successi. Tuo fratello, che devo dire che promette bene, perché è nelle classifiche e sta vendendo in tutto il mondo, quindi ha un successo internazionale. Mario, tu hai seguito negli anni 80, quando tuo fratello era in pieno successo, eri ancora un ragazzino, che seguivi questo fratello più grande con la sua musica. Tu da lì nasci poi cantautore, perché tu non sei solo un cantante ma anche cantautore. Ecco, invece qual è stato il periodo che ha segnato i tuoi successi? No, ho iniziato veramente su un concorso con Memo Remigi,
avevo appena 15 anni con un brano intitolato I ragazzi come me, quello è stato l'inizio. Poi naturalmente verso, dopo 2-3 anni cantai al Cantamare su Rai 1 e fui vincitore di quell'annata e così iniziò, diciamo, il mio ciclo artistico. Ora invece praticamente il tuo successo in questo momento, qual è il pezzo che sta andando molto forte appunto in molti paesi del mondo? C'è un pezzo per esempio molto bello che è Monnezza di Ciro. Mi vuoi spiegare di cosa parla Monnezza di Ciro? No, e che è la Monnezza di Ciro, tra virgolette. È un brano naturalmente che parla proprio della spazzatura di Napoli, del problema Napoli, quindi problema politico, il problema del 2008, il problema che non è mai stato, diciamo, risolto. Roberto, il problema, abbiamo tuo fratello Mario Serafino, che è stato quello che poi negli anni 80, nel pieno del tuo successo, lui nasceva come giovane, perché lui ti ha scritto tanti come giovane autore e ti ha scritto tanti pezzi. È vero, Mario, che tu hai iniziato in realtà scrivendo i pezzi per questo fratello che in quel momento era nel pieno della sua carriera? Sì, uno degli album fu Più forte io, un brano, più di un brano naturalmente, erano 8 brani, 10 brani dell'album Più forte io, che era dell'etichetta Deck Record di Milano e distribuito dalla CGD, della Messaggeria Nazionale. E all'epoca abbiamo collaborato, abbiamo fatto dei brani assieme, sia la parte testo, musicale, insieme a mio fratello, e quello è andato abbastanza bene. E poi naturalmente c'è stato anche, diciamo, il brano della telenovela Morgitano, che l'abbiamo scritto anche insieme, che era Stella nel tempo. Allora, proprio in quegli anni, ormai da tantissimi anni, nasce un grande progetto che era il Canta Festival Giro, appunto di Roberto Serafino e di Mario Serafino. E io ricordo che tra l'altro Mario, quando partecipò all'inizio, perché l'unico padrone era Roberto Serafino, e Mario era questo giovane cantante che partecipò al Canta Festival Giro. E ricordo che in quegli anni, esattamente in quale anno, tu hai vinto il Canta Giro? Nel 1996. Con quale pezzo tu hai vinto il Canta Festival Giro? Stelle di primavera. Nasce il sodalizio artistico con Gianni Belfiore, che è l'autore di Julio Iglesias, e da lì in poi tu ti sei unito a lui e avete fatto tanti successi. Sì, fra i quali, insomma, insieme a Bobby Solo mi hanno scritto una canzone che abbiamo presentato anche come sigla di un programma di Gigi Sabani, Maledetto Feeling, che è stato un successo in quell'epoca. E dopo questo evento che abbiamo con Gianni Belfiore ci è venuta l'idea, a me e a Gianni, di organizzare un Canta Festival Giro per dare una mano alle giovani promesse italiane. E da questo nacque anche lo studio discografico, che adesso dove ci troviamo, che questo sarebbe il nostro studio, dove noi giornalmente con mio fratello qui scriviamo canzoni, registriamo, insomma questo è il nostro studiolo, dove bene o male vengono cantanti anche da tutte le parti d'Italia. E è nata questa nuova manifestazione denominata Canta Festival Giro. Bene Mario, appunto tu quando hai vinto poi il Canta Festival Giro avevi già comunque un tuo storico, una tua storia musicale, perché in realtà avevi partecipato anni prima al Cantamare, dove, per la Rai 1, dove avevi vinto anche il Cantamare, e quindi vorrei che tu in quel periodo mi raccontassi un attimo quali sono state le tappe, perché io so che tra l'altro poi tu hai fatto un paio, hai scritto e hai cantato delle cose, hai cantato un pezzo che doveva essere cantato, pensate, da Adriano Celentano, e invece di cantare Adriano Celentano poi lo cantò appunto Mario Serafino. Mi racconti un attimo questa cosa? Sì, ma questo è successo nel 2009, che poi prese il titolo del mio album intitolato Sono caduto in mare, che è proprio il pezzo che scrisse Mogol e Bella, Sono caduto in mare. Sono caduto in mare, solo senza di te, non riesco a immaginare neppure un'altra che sono. Ascoltate, voi avete tanti progetti proprio perché da tanti anni seguite questi giovani emergenti, questi cantanti del Canta Festival Giro, e so che quest'anno avete avuto le dirette Sky appunto per il vostro Canta Festival Giro, e ha vinto una ragazza che so che andrà in America a cantare, andrà a New York, e quindi c'è un sodalizio con l'America tra il Canta Festival Giro e appunto il Festival Internazionale della Musica Italiana. Roberto Stinelli.
dove sei, Roberta? Vieni, Roberta. Vieni, vieni. Questo brava, è il tuo Roberta. Premio, brava. Il bacio, anch'io gli devo dare il bacio. Bene, eccoci qua con i nostri tre vincitori. Il primo, il secondo e il terzo. Roberta, sei contenta? Sei felice come una Pasqua. Le tue amiche sono vede. Più felici ancora di te, penso. Ti hanno fatto un applauso. Mi sveglio al mattino e guardo nel cielo, aspetto un segnale, qualcosa di te. E mi guardo intorno, la solita foto che porto con me, il ricordo di te con me. Perché quando parlo di te mi dicono che sei identica a lui, la gioia per me più grande diventa l'amore per te. La mamma ha colmato quel vuoto di te per me. Per me io canterò per te la melodia che fa. Sento vicino le note nel cuore, più forti io sento, negli occhi mi appari, sorridi, mi guardi. Vado avanti in cerca di te, non trovo risposte ai tanti perché. Grido il tuo nome. Ora con un pezzo, un brano che ci mio fa che ascoltare Gianni Nazzaro. Sì, come si chiama? Signora. Signora? Signora, a voi Gianni Nazzaro. Profuma come un petalo di rosa, cammina con il cuore in bancarotta e va per la sua strada la signora, quella che ha perso amore, quella che è sola, più fredda di una statua di granito e dura come notte nel deserto. Si dice che nessuno sia riuscito a risvegliare in lei il sentimento. Oh, signora, lo sai che alla passione non si mente, che importa poi quel che dirà la gente. Se adesso siamo amanti per un'ora, signora, vorrei che questo istante d'infinito non si fermasse mai, perché ho capito che qui davanti a te c'è chi ti adora. Signora, signora, adesso siamo amanti per un'ora. Signora, signora, c'è qui davanti a te chi più ti ha
90 Festival Giro New Generation, tutta un'altra musica. Tutta un'altra musica.